Bentornati in diretta a Non Solo Roma, continuiamo con il nostro approfondimento giornalistico, ora dedicato al territorio. Insieme alla redazione Il Faro Online facciamo un po' il punto della settimana tra la cronaca, l'attualità e ovviamente anche l'ambiente che riguarda il nostro territorio. Dunque, senza perdere ulteriore tempo, do il mio benvenuto in collegamento video Clarissa Montagna. Buongiorno Clarissa. Ciao Elisa, buongiorno. Eccoci, allora siamo pronti a raccontare un po' quello che è successo negli ultimi giorni sul territorio. Andiamo nella parte del litorale, no? del Lazio. In primissima battuta dobbiamo raccontare una storia, insomma, un po' preoccupante, no? Paradossale in un certo senso. In questo caso dobbiamo andare a fondi. Lascio a te la parola per raccontarci questo fatto di cronaca. Sì, esatto, ci troviamo a Fondi, dove possiamo parlare di un vero e proprio fatto folle, ovvero vediamo un uomo che ha raggiunto dei livelli di stalking un po' estremi nei confronti dei propri vicini di casa. Non sappiamo di preciso per quale motivo abbia iniziato questi atti persecutori nei confronti dei suoi vicini, ma sappiamo appunto che è arrivata un'escalation anche di atti intimidatori che hanno portato a minacce e addirittura ad un inseguimento. In particolare il vicino ha deciso di prendere la macchina e di inseguire i propri appunto vicini di casa per le vie della città, arrivando anche a compiere un testacoda per sbarrargli la strada ed impedirgli di proseguire la loro marcia. Tutto questo ha provocato comunque un senso di paura nei confronti delle persone vittime di questo stalker, perché così possiamo chiamarlo, e soprattutto queste evoluzioni spericolate a bordo dell'auto sono state fatte anche di fronte ai figli minori della coppia che ha subito questo diciamo trattamento. E la cosa che ci fa un po' preoccupare è che quest'uomo era già sottoposto ad alcune misure, perché era stato denunciato più volte appunto per stalking alle forze dell'ordine, che gli avevano applicato sia il divieto di avvicinamento che il braccialetto elettronico. Ciò nonostante, l'uomo ha continuato a perseguitare i propri vicini di casa finché non è arrivato appunto a questo atto un po' estremo. È molto estremo, anche perché poteva, insomma, costare la sicurezza anche di, magari, immagino, non so, cittadini che passeggiavano per le vie del centro, no? E potevano, ecco, capitare nell'orbita di questo gesto folle di quest'uomo. Clarissa, ovviamente viene spontaneo chiedersi perché quest'uomo era così, stalkerizzava in modo così ossessivo i propri vicini. Noi sentiamo spesso parlare, purtroppo, di stalker ai danni di donne o di uomini, o comunque di soggetti, specifici, no? Cioè, ai vicini non si era mai sentito. No, purtroppo non è la prima volta che parliamo di questo tipo di fatti di cronaca. Altri arrivati anche a perseguitare i vicini nel cuore della notte, cercando di entrare forzatamente nelle proprie abitazioni. Non sappiamo di preciso il movente, perché la polizia comunque sta indagando per ricostruire tutta la dinamica dei fatti. Possiamo ipotizzare che, come nascono delle controversie tra vicini, magari l'uomo era un po' infastidito da determinati comportamenti, oppure non sappiamo se effettivamente aveva Certo. qualche altro motivo personale. Ciò non giustifica questo comportamento Assolutamente così no. aggressivo e minaccioso. Assolutamente no, anche perché lo ripetiamo, quindi va della sicurezza anche di persone che magari sono totalmente strane e non hanno nulla a che fare, no, con questo fatto. Allora, passiamo alle due notizie successive che in realtà sono collegate tra di loro in un certo senso, no, Clarissa? Perché dobbiamo parlare di ambiente e anche di tutela degli animali. Ne abbiamo parlato tante volte nei nostri interventi perché sono dei temi molto importanti, no, soprattutto per il nostro territorio. Purtroppo devi darci una brutta notizia. Sì, in questo caso ci troviamo a Fregene, dove sono stati trovati altri due daini morti impigliati nella porta di una rete, di una porta della rete da, nella rete di una porta da calcio, scusate, in un parco adiacente all'area protetta del WWF. La questione dei daini a Fregene purtroppo è diventata un susseguirsi di episodi drammatici in cui questi esemplari, anche giovani, perdono la vita e vengono trovati appunto morti dai residenti. Qui ci troviamo di fronte ad un tema molto particolare e molto delicato, perché se da una parte abbiamo la tutela di queste specie che appunto vivono nell'area protetta,
di macchia grande, dall'altra abbiamo anche la tutela non solo dei cittadini, perché molto spesso i danni sono stati anche investiti dalle automobili e sono stati anche magari causa di alcuni incidenti, ma soprattutto l'allarme parte anche dagli agricoltori perché con la fuga, diciamo, di questi danni un po' incontrollata si ritrovano rovinati le proprie coltivazioni e il proprio raccolto. Al punto che Coldiretti Roma in queste ultime ore ha anche scritto al sindaco di Fiumicino per cercare di trovare una soluzione per tutelare gli agricoltori della zona. Cosa succede in questo caso? Che in questo caso si è cercato nel corso del tempo di trovare, le istituzioni hanno cercato di trovare delle soluzioni idonee appunto sia a tutelare agricoltori, cittadini e le specie animali, attraverso anche dei tavoli tecnici. Sì. Purtroppo è sempre stato difficile arrivare ad una soluzione definitiva, anche quella che si propone, diciamo, nell'immediato è quella di innalzare la recinzione dell'area protetta affinché i danni riescano ad essere contenuti lì all'interno. Potrebbe essere sì, effettivamente una soluzione, anche perché, come hai ben spiegato tu, Clarissa, qui ci sono tante conseguenze poi collaterali, no? Ad esempio, pensiamo Esatto. all'agricoltura, non avevamo pensato ad un problema di questo tipo, ma è un qualcosa che va tenuto conto. Come mai, secondo te, non c'è ancora una soluzione effettiva per risolvere questo problema? Anche in questo caso, dobbiamo dire con un po' di malizia che c'è scarsa attenzione da parte delle istituzioni al problema ambientale. Per quanto riguarda attenzione, sappiamo che nel corso degli anni e le varie amministrazioni l'attenzione è sempre stata alta. Il problema, come dicevo, è che entrano in gioco talmente tanti fattori che, ad esempio, non si può prendere in considerazione, o comunque è molto criticata anche da parte mia, il fatto di arrivare addirittura a pensare ad un abbattimento, No, come nel caso certo. dei cinghiali, perché entrano comunque in gioco anche queste questioni di tutela ambientale, un po' l'abbiamo visto appunto con altre specie invasive, soprattutto i cinghiali, che comunque sono una minaccia ancora più grave dei daini. Sì, infatti è vero, si era pensato in un certo periodo di tempo di somministrare degli anticoncezionali anche a questi animali, no? Che Anche sì, ovviamente certo. chiaramente si riproducono poi nel caso dei cinghiali a macchia d'olio praticamente, però ecco, magari anche aiutare in tal senso sia l'ambiente sia il territorio, ma insomma mi unisco a te per la questione dell'abbattimento, no? Se, insomma, se si può evitare sarebbe insomma meglio. Terminiamo con l'ultima notizia che riguarda sempre l'ambiente, questa però positiva in un certo senso, no? Dobbiamo andare a Castel Porziano. Sì, allora praticamente qui ci troviamo di fronte ad un'impresa straordinaria considerata come l'unica in Italia di questo tipo, dove a Castel Porziano è stato dato il via ed è ancora in corso l'operazione chiamata Capodoglio per recuperare lo scheletro di un giovane esemplare che si era spiaggiato 5 anni fa sulla spiaggia appunto del litorale di Ostia. Praticamente in cosa consiste questa operazione? Questo scheletro era stato, questo giovane esemplare era stato seppellito nella spiaggia per cercare appunto di conservarne lo scheletro che ad oggi verrà portato alla luce grazie a questo intervento, che è un intervento molto complesso. Qual è l'obiettivo di questa operazione? L'obiettivo è restituire alla comunità il fascino dei giganti del mare. È vero che lo spiaggiamento di questo esemplare, come altri episodi, sono considerati comunque drammatici, soprattutto per le specie come questa dei capodogli, che sono già minacciate da tantissime attività antropiche. L'obiettivo è trasformare questi episodi drammatici in delle opportunità. Per opportunità intendo che con l'operazione, con questa operazione di recupero, si cercherà di dare una seconda vita a questo esemplare, perché verrà portato, una volta recuperato, nel modo adeguato, alla Casa Pelagos, che si trova in Toscana, dove c'è un nuovo museo interattivo sul santuario dei cetacei. E qui potrà quindi, questo cetaceo potrà raccontare la sua storia, potrà essere oggetto di studi e di ricerca, e verrà quindi restituito alla comunità non solo scientifica. E questo ci permetterà appunto di valorizzare tutti gli aspetti che riguardano questa specie animale. Infatti, tra le altre cose, a rischio, no? Come hai sottolineato tu, Clarissa, se ne parla molto poco.
Sì, esatto, purtroppo come altre specie marine se ne parla molto poco e questi giganti del mare sono considerati una specie maestosa quanto fragile. Fragile perché appunto ci sono sempre meno riproduzioni della specie a causa dell'inquinamento, come abbiamo detto molte volte, ma anche a causa del bracconaggio che purtroppo può portare a un'eccessiva perdita di questi esemplari. L'obiettivo appunto di questa operazione messa in atto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, ma dove entrano in gioco moltissimi enti e anche due aree naturali, appunto nel luogo dove si trova questo scheletro, vogliono cercare di lanciare un messaggio per far evitare questi spiacevoli episodi. E sensibilizzare soprattutto, penso che sia quello anche l'obiettivo un po' principale, no? E poi comunque scoprire anche di più su questa specie per insomma questo bellissimo obiettivo che si sono posti i ricercatori, no? Bene, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, ti ringrazio di cuore Clarissa, noi ci ritroviamo con la Grazie redazione del Faro Online ovviamente venerdì prossimo. Invito tutti i nostri telespettatori a vedere anche le immagini, no? Le foto che avete pubblicato sul sito il Faro Online di questa straordinaria operazione che si è tenuta appunto a Castelporziano. Grazie Clarissa. A presto. Lisa, un saluto a tutti. Ci fermiamo per l'ultima pausa in programma, invece tra pochissimi istanti, ultima parte di Non solo Roma dedicata a Frosinone.